una partita che è sicuramente difficilissima, troveremo un avversario di grandissima qualità, di grande spessore, in una cornice bella e motivante per poter provare a fare una grande partita, una bella prestazione. All'epoca eravamo ancora una squadra che aveva iniziato da poco il percorso, ora tanti di quelli che c'erano all'inizio hanno ormai metabolizzato quello che chiediamo. E sono stati integrati al mercato di gennaio con tanti nuovi innesti che hanno portato questa squadra ad essere molto più esperta e quindi nel riuscire a leggere e interpretare le situazioni in maniera migliore. Però quella che fu una delle scoppole più pesanti che abbiamo preso in questa stagione è stata sicuramente formativa e ci ha insegnato. Sì, allora Jacopone, come tutto il resto del gruppo, ha svolto le intere sedute che abbiamo fatto e a lui questo mancava e ancora non era al top, mancava il fatto di svolgere esercitazione a grande velocità, a grande intensità, per ritrovare quelle che erano le distanze sul campo. Le pressioni degli avversari in maniera tale da leggere le situazioni in maniera più veloce e ogni giorno che passa sta sempre meglio. È chiaro che ancora ha bisogno e necessita, dopo tanti mesi in cui non ha svolto una partita, ancora non può essere fisiologicamente al top della condizione, però è in netto miglioramento. Per quanto riguarda Agostino, l'abbiamo inserito nella lista dei convocati, però sapremo solamente domani mattina se sarà o no della partita, dipende come starà. E non ci saranno Rossetti e Bernardotto, quindi minimo saranno due, e poi ci può essere anche qualche altro cambio, che però insomma, ancora dobbiamo valutare fino alla fine. Però è chiaro che gli interpreti sicuramente due cambieranno e ci può essere anche in ballottaggio altri due. Che domani è una partita difficilissima. Il Cesena viene anche da una brutta sconfitta a Pontedera, quindi io mi aspetto sicuramente una squadra estremamente arrabbiata, una squadra che è sempre stata nelle prime tre posizioni del campionato, e questa la dice lunga su quella che è la qualità che hanno. È una squadra tra le più dinamiche dal punto di vista del gioco di tutta la Serie C, è una squadra che ha individualità straordinarie, sono estremamente pericolosi in mille maniere, quindi insomma noi dobbiamo stare concentrati su quello che c'è da fare, consapevoli di tutte le difficoltà, ma con la voglia, la personalità e il coraggio che abbiamo messo in campo anche contro la prima della classe, contro il Modena, pochi giorni fa, dove siamo usciti sconfitti, ma sicuramente la prestazione era stata fatta. Quello deve essere il nostro approccio, il nostro spirito, la nostra volontà di cercare il risultato a qualsiasi costo. Se poi al 95esimo il Cesena sarà stato più bravo di noi, come vi ho detto tante volte, da sportivi gli daremo la mano, però sul campo venderemo sicuramente cara la pelle.